E inizierei presentando con molto piacere l'intervento di oggi e insomma, l'ospite di oggi di questo seminario. Siamo giunti tra l'altro al penultimo appuntamento di questo ciclo, poi faremo anche un bilancio, ma sostanzialmente un bilancio più che positivo. E oggi, dicevo, sono particolarmente contento perché avremo l'intervento di Dorsa Bunyan, che è professore all'Université Paris-Huy, a Parigi, ovviamente, che è uno studioso di cinema, direi di immagine da un punto di vista anche fortemente teorico, nel senso che i suoi testi, i suoi interventi sono spesso degli interventi che interrogano le immagini, immagini della contemporaneità, ma anche i discorsi intorno alle immagini. Ha lavorato molto su anche una serie di teorici delle immagini, ancora una volta dal punto di vista di una questione aperta che questi discorsi portano con sé. Insomma, uno dei suoi testi che ha curato è stato tra l'altro un lavoro sugli scritti di Michel Foucault sul cinema, ma i suoi scritti spaziano anche, soprattutto ultimamente, sulle forme dell'immagine, sul loro rapporto e quindi sulla domanda politica che queste immagini portano. Buon ultimo è il libro uscito da pochissimo, che è in qualche modo il punto di partenza anche dell'intervento di oggi, usciti per i tipi di Le Point du Jour, che è Les Fictions de Trump. Che è appunto il fil rouge che in qualche modo lega l'intervento di oggi alla sua ricerca. Quindi gli lascio senz'altro la parola, aggiungendo anche insomma, che è anche un piacere personale, perché insomma, Dork è anche un amico, per cui sono contento anche della sua partecipazione. E Dork, ti lascio la parola e poi naturalmente prenderemo il discorso alla fine per discutere insieme a te delle cose che dirai. Sì. Grazie Daniele, buonasera a tutti. Dunque parlerò in italiano, ma non vi assicuro di poter essere preciso più di un'ora, almeno parlando da solo, vediamo come succede. Dopo ovviamente ci sarà la discussione, forse sarà più semplice per me di ascoltarvi e di rispondere, ma adesso abbiamo parlato con Daniele di provare a fare questo intervento in italiano. Ho accettato, vediamo come capita, che succede. Dunque, grazie Daniele, grazie anche a Angela per l'invito a partecipare a questo seminario sui confini delle immagini. È vero, allora, forse posso già condividere la presentazione. Vedete adesso? Sì, si vede Sì. la copertina del libro di cui parlava. Sì. Sì, perché non posso condividere, non sappiamo perché. Abbiamo fatto delle prove con Daniele, non so come fare per condividere a pieno schermo, diciamo, il mio PowerPoint, che è un keynote, dunque va bene così, penso. Comunque si vede bene. Sì, bene. Dunque è vero che ho pubblicato questo libro che secondo me entra perfettamente nell'ambito del vostro seminario. E prima di entrare forse nel contenuto del libro, vorrei fare una breve, diciamo, genealogia di questa ricerca sul precedente presidente americano, perché questo libro non è solo un libro su Trump, che sarebbe legato a un'attualità politica, per esempio le elezioni americane del 2016 o del 2020, ma si iscrive in un lavoro più, diciamo, più ampio, che comprende almeno tre orientazioni. La prima, e so che questo interessa anche molto Daniele, e metto un'altra immagine intanto.
La prima cosa è un orientamento di ricerca per me, è l'impurità del cinema, cioè il rapporto del cinema non solo alle altre arti, che il modo in cui l'impurità è maggiormente studiato partendo dai testi di André Bazin, ma anche l'impurità del cinema nel suo rapporto a diversi tipi di immagini che non appartengono al cinema, come la televisione, internet o i videogiochi, eccetera. E dunque, in questi ultimi anni ho un po' lavorato su questo incontro tra cinema e altri tipi di immagini in movimento, dunque dalle primavere nei paesi arabi nel 2011. Come queste immagini amatoriali sono riprese dopo nei documentari o nelle fiction, alle immagini dei disastri climatici su cui ho lavorato poco tempo fa, tra il rapporto tra i mass media e come il cinema si orienta davanti a queste rappresentazioni, passando dalla possibilità di portare anche sul grande schermo personaggi complessi, personaggi pubblici, ho parecchio scritto e parlato anche nelle mie lezioni del personaggio di Silvio Berlusconi, per esempio, e come è stato ripreso in diversi film recentemente nella storia del cinema italiano. Tra l'altro, si tratta abbastanza spesso di Silvio Berlusconi in questo libro su Trump. Forse sarei molto felice se potremmo anche parlare di questo paragone a livello visivo tra Berlusconi e Trump. Una seconda orientazione delle ricerche sarebbe una ricerca sulle modalità di periodizzazione del cinema. In questo regime di impurità del cinema, che come ho detto, è la volontà di pensare, forse Deleuze la chiama una seconda modernità, dunque quella che viene dopo la modernità post-seconda guerra mondiale, o quella che Jacques Rancière dice un'altra modernità, come chiede Rancière, senza cadere né da una parte né dall'altra. Questo è una cosa importante per me quando leggo Deleuze o Rancière, senza cadere in una specie di compiacenza postmoderna dove tutto sta in una specie di indistinzione che annulla la specificità delle immagini che ci circondano come flussi permanenti. E ovviamente un personaggio come Donald Trump, negli anni precedenti, ha fatto parte di questo flusso in una maniera molto dominante, direi. Terza prospettiva di ricerca, e Daniele ne ha parlato un po', sarebbe la ricerca di la determinazione di una strategia critica che cerca di andare al di là di una denuncia, comune contro questa circolazione di immagini ad alta velocità su internet, questi flussi permanenti di cui parlavo, come se fossero un ostacolo alla comprensione del reale, no? Mentre secondo me anche i flussi più densi contribuiscono alla costruzione del reale. Si tratta anche in questo senso, di disegnare un approccio critico delle immagini che va al di là della denuncia tradizionale della cosiddetta società dello spettacolo. No? In questa prospettiva, in cui si scrive anche questo saggio sulle immagini di Trump, il Deleuze dell'immagine-tempo, ma anche e forse soprattutto il Deleuze della lettera a Serge Danet, che viene scritta un anno dopo l'immagine-tempo, rimane fondamentale per questa ricerca. Dunque si tratta di pensare a una critica che potrei dire dall'interno, quello che Deleuze chiamava un art del controllo, un art du contrôle, che
potremmo definirla come una strategia artistica che cerca di rovesciare il nemico sul proprio campo, no? E non una denuncia dall'esterno, che sarebbe sul modo un po' del détournement, come dicono i situazionisti, come Guy Debord, con una specie di un approccio un po' disprezzativo rispetto a quello che si critica. Dunque, il lavoro sulle immagini di Trump si iscrive in queste problematiche intorno a domande che potrei riassumere di questo genere. Per esempio, che cosa può il cinema davanti a un fenomeno come Trump, che mette in causa l'immagine ovviamente del presidente americano nel mondo, ma anche a Hollywood, perché ha completamente desacralizzato la funzione di quello che chiamiamo il presidente americano dopo la seconda guerra mondiale, il leader del mondo libero, no? The leader of the free world. E questo è stato completamente desacralizzato, grazie in un certo senso a Donald Trump, e che mette anche in discussione l'imperialismo culturale americano che si imposta al mondo intero grazie a Hollywood, e questo dall'inizio della storia del cinema, diciamo. E come ho detto, si tratta anche attraverso questo lavoro su Trump di portare una riflessione sulla dimensione critica anche del cinema oggi. Parlavo di Berlusconi poco prima. È vero che per scrivere questo libro, un film che mi ha accompagnato in questo lavoro è stato, per esempio, il Caimano di Nanni Moretti del 2006, che per me rappresenta abbastanza bene quell'arte del controllo di cui Deleuze parla, cioè un tentativo di, come ho detto prima, di rovesciare all'interno del sistema di rappresentazione e del modo di governare di Silvio Berlusconi, appunto di rovesciarlo dall'interno, di proporre una finzione che non prende dall'alto il soggetto Berlusconi, che non cerca di ridere da questo personaggio, no? E in un certo senso ho cercato di seguire questa via, che è una via molto stretta, di non trattare Donald Trump come si è spesso fatto, non so in Italia, forse in Italia è un po' diverso, ma in Francia e anche negli Stati Uniti stessi, cioè, è un buffone, è una persona stupida che ha pochi termini di vocabolario, che tutti questi aspetti molto negativi del suo carattere che secondo me non ci permettono di capire il successo anche di questo uomo che è arrivato alla funzione suprema negli Stati Uniti, e non ci permette anche di capire il desiderio che portano milioni di persone a votare per questo uomo diventato politico. Dunque, non è un lavoro in generale su Trump, ma appunto su tutte queste immagini del potere di Trump durante il suo mandato come presidente, ma anche prima, perché è stato un personaggio molto conosciuto negli Stati Uniti prima di diventare ovviamente presidente, e lì si ritrova questo mondo molto molto diverso di immagini di questo Trump, intervista alle televisioni, pubblicità, reality show, e dunque tutto questo insieme di immagini che di solito si guarda dall'alto con un disprezzo
forse legittimo, ma questo disprezzo ci impedisce spesso di capire questa cosa inespiegabile che è stata l'elezione di Trump nel 2016. Dunque, per questo intervento ho scelto anche di mostrarvi molto materiale, un materiale molto diverso che ritmerà questa presentazione, che servirà anche di base alla discussione che potremo avere e dopo. E il termine di finzioni non lo voglio definire adesso, ma vorrei piuttosto farlo mostrando appunto questo materiale molto, ancora una volta, molto differenziato di Trump. Dunque, questa è la prima parte del mio intervento. Vorrei entrare in questa fabbrica in cui il personaggio di Trump si costituisce e per diverse parti del mio intervento. Nella prima parte vorrei insistere sull'idea che attraversa il libro di Donald Trump come un inventore di forme audiovisive, cioè che qualcuno che riesce a creare delle forme anche per la televisione, che è il primo in un certo senso a creare. Dunque è un modo diciamo di andare al di là di questo giudizio negativo che spontaneamente facciamo di Trump, per iniziare vorrei mostrarvi una conferenza stampa che lui ha fatto nell'autunno scorso, era il 24 novembre, era dopo le elezioni appunto americani che lui ha perso, ma c'era questa indecisione ancora secondo lui. Dunque era prima della passazione del potere del gennaio 2021 e vi vorrei mostrare questa conferenza che è molto singolare, come vedrete, e che dice molto secondo me sul rapporto che Trump ha con i media e anche di comunicazioni e come la politica cambia anche grazie a questo uso. Allora, facciamo come forse non sono molto familiare con Meet, ma vi metto il link YouTube. Allora, vediamo come funziona. Che vi ho perso, dove siete? Ok, qua. Allora, vediamo. Ah, eccolo qua. Ok, ho mandato il link su YouTube. Dunque, se ho capito bene, Daniele, lo guardiamo tutti, vero? Sì, dai il via così lo guardiamo in Ok, sincrono. do il via, allora. At 30,000, which is the highest in history. We've never broken 30,000, and that's despite everything that's taken place with the pandemic. I'm very thrilled with what's happened on the vaccine front. That's been absolutely incredible. Nothing like that has ever happened medically. I think people are acknowledging that it's having a big effect, but the stock market's just broken 30,000, never been broken, that number. It's a sacred number, 30,000. Nobody will ever see it. That's the ninth time since the beginning of 2020. And it's the 48th time that we've broken records during the Trump administration. And I just want to congratulate all the people in the administration that worked so hard. And most importantly, I want to congratulate the people of our country because there are no people like you. Thank you very much, everybody. Thank you.
Ok, allora, dunque non si, mi sentite? Sì. Sì. Sì, avete Sì. visto la conferenza stampa Lampa, come lampo, come si dice in italiano, Sì. penso, no? Sì, bene. Allora, questo, sì, questo fa parte di questo materiale di cui parlavo, cioè di questa invenzione anche televisiva di Trump, perché la prima reazione sarebbe di dire, ma è strano, perché lui parla solo un minuto, questa non è una conferenza stampa, la reazione spontanea sarebbe di dire, sì, ma lui non ha niente da dire. E arriva così, poi se ne va, ma appunto penso che lui sa perfettamente quello che fa, e in questo senso che dico che ha una capacità di invenzione, e dicendo questo faccio anche un paragone anche lontano con quel regista tedesco Hans-Jürgen Silberberg, che ha fatto un film negli anni 70 che si chiama Hitler, un film tedesco, non so se Hitler è un film d'Almagna, non so se è la stessa traduzione in italiano, e Sì. lui dice che Hitler è un film della Germania. è un film della Germania, che lui diceva che ha cercato di considerare Hitler non solo come un dittatore, ma come un regista, e che lui lo affronta appunto da regista a regista. E dunque, se io vi mostro questo materiale, anche altro brani o frammenti televisivi, e anche per considerare Donald Trump come un inventore, non dico regista così frontalmente, ma appunto inventore di forme visive. E per me questa conferenza stampa mai vista nella storia della storia della politica americana, forse la più breve in assoluto, fa parte di questa strategia sua di inventare qualcosa, e questa invenzione è dovuta anche a un cambiamento nel modo in cui lui fa politica, perché lui considera la politica e anche l'intervento in modo completamente autopromozionale, cioè è come se fosse questo formato di un minuto e anche il formato da pubblicità. E dunque in modo anche per creare un archivio, per dire se lui si rappresenta, per dire sì, appunto, vedete, allora nel novembre 2020 ho detto che la borsa era incredibile grazie la mia strategia economica, e che il vaccino arriva nel nostro paese grazie a me, quello che non è vero, perché lui era piuttosto indifferente alla pandemia, come tutti voi sapete. Dunque, è molto interessante, secondo me, questo fatto del cambiamento della comunicazione politica, che cade un formato di pubblicitario al servizio suo, che lui è così radicale anche nella scelta di questo formato. Non risponde alle domande e tiene quel minuto, 60 secondi come conferenza stampa. Dunque, questo per me è una cosa da prendere in considerazione. Non so se un regista un giorno si ispirerà in un certo modo di questo tipo di intervento di Trump, ma è da prendere in considerazione, e non di dire sì, lui è un cretino che non sa parlare e non sa parlare più di 60 secondi, come di solito consideriamo Trump. Allora, vi mostro adesso un secondo un video. Adesso non è più una conferenza stampa, la dimensione autopromozionale è ancora presente, vedete, ma è un documento molto singolare, anche un video che si è visto il canale YouTube della Casa Bianca. Dunque, fa parte anche di fondi pubblici. Questo è stato fatto con i fondi pubblici, non è una cosa da poco. È il momento in cui lui, dopo, esce dall'ospedale dove ha ricoverato
dal virus Covid-19. E anche lì è molto suggestiva la cosa. Aspetta. Ok. Allora, vi do un altro. Ho parecchi frammenti da mostrarvi, dunque con una specie di montaggio all'interno di questa produzione infernale di Trump, nella sua varietà anche, che mi interessa per discutere dopo con voi. Allora, questo è dunque il secondo link che vi mando, e lo possiamo vedere sì, insieme. Non so quando lo guardo, sentite il mio computer oppure no? No? Quando io guardo, vi guardo. Prima non si sentì, prima io non l'ho sentito, però. Neanche io. Ok, va bene, non vi disturba allora. Va bene. Okay. Io l'ho messo il volume molto basso quando metto la video per ritrovare anche aspetti del linguaggio di Trump di cui non ho parlato ancora, o anche la musica come vedete adesso. Allora do il via a questo, che dura 1 minuto e 20, dunque non è lontano. Ok, non so se l'avete visto. Sì. Sì, va bene, ok. Dunque, ripeto, hai il video che lui, cioè fatto dagli operatori della Casa Bianca, non sappiamo ancora che ci sono queste persone, sarebbe un lavoro da fare parallelamente che sarebbe molto interessante di capire quali sono le persone che aiutano Trump a immaginare questo tipo di video. Adesso quello che mi interessa sono varie cose che vi propongo e dopo possiamo discutere alla fine, nella seconda parte del seminario. Ho parlato poco prima di un legame forte tra comunicazione politica e pubblicità. Qui è vero che questo video si avvicina a un culto della personalità. Dunque, siamo veramente a una specie di frontiera, per riprendere anche un termine del seminario, tra comunicazione politica e propaganda politica attraverso il culto della personalità di Trump. Dunque, in questo si verifica, secondo me, attraverso almeno due aspetti. Il modo in cui, per esempio, la Casa Bianca e tutto i giardini, eccetera, diventano un decoro, si dice, un decorum, cioè proprio al servizio del presidente. Dunque non è più la Casa Bianca come architettura simbolica che rappresenta l'esecutivo americano, ma più una specie di
appunto di Décor, in cui c'è quest'uomo da solo che esce da Marine One, che è l'elicottero, e che entra in modo molto enfatico, che torna a casa, diciamo. E poi ci sono anche queste viste, c'è anche questa ierarchia con il capo che si vede dal basso, contre-plongé, non so come si dice in italiano, ma che crea questa verticalità del potere, con il capo in alto e poi noi spettatori che siamo in basso a guardarlo dal basso e lui in alto. E poi c'è anche un altro aspetto che è molto interessante, secondo me molto singolare anche, è l'estetica molto desueta, secondo me, tipo anni 80. Se ci saranno dei film su Trump, penso che sarebbe molto interessante anche partire da questa estetica. È un uomo che secondo me non è uscito dagli anni 80. Forse potremmo anche discutere di questo aspetto. Ho pensato anche io a Silvio Berlusconi, che secondo me anche lui prigioniero di un'epoca, in 80, pure come Trump, anche nell'estetica che lui che lo circonda. Cioè non è un'estetica di blockbuster, del film d'azione americano al quale possiamo pensare così, è più così un film appunto, che porta un'estetica anche pubblicitaria, anche nel formato, anche se il video è più lungo di 1 minuto e 20 secondi. Ma volevo anche proporre questa ipotesi di periodizzare un po' il tipo di estetica di Trump, prigioniero in un certo senso degli anni 80, ma quello è vero anche del modo in cui di vestirsi, eccetera, tutto il brand, la marca Trump, che produce cravate, camicie, bicchieri, eccetera, è veramente oggetti anche degli anni 80. Questo possiamo forse ne parlarne dopo, anche facendo forse un paragone con Silvio Berlusconi. Allora, un secondo aspetto dopo questo Trump inventore di forme, anche desuete, ma vi ho mostrato due esempi, non ho il tempo di ne ho decine nel mio archivio, ma vorrei insistere su un secondo aspetto, sul Trump. Dunque, come era visto prima di essere presidente, era qualcuno che ha fatto della pubblicità, nel senso che si vede appunto all'interno delle pubblicità, e notevolmente all'interno di pubblicità per fast food, cioè tipo McDonald's o Pizza Hut. Forse vi mostro questo prima, la pubblicità per McDonald's, vorrei dire qualcosa appunto su questa relazione tra l'uomo Trump e la marca Trump, nel senso che anche se parla, se fa la pubblicità di un altro di un'altra cosa come il McDonald's, in realtà parla sempre di se stesso. Allora, vi mostro questo. Dunque, eccoci qua. Allora, questa è una pubblicità molto breve anche dall'inizio degli anni 2000. Allora, l'avete? Sì. Allora, la possiamo guardare. 30 secondi, ci vediamo dopo. I put together some really impressive deals. But this thing you pulled off, it's amazing. A big and tasty for just a dollar? How do you do it? What's your secret? You're in luck, because you can get a delicious beefy big and tasty, a McChicken sandwich, and lots of your other favorites on McDonald's Dollar Menu every day. Together, Grimace, we could own this town.
Allora, sì, le pubblicità sono in inglese, non ho messo i sottotitoli, ma penso che è abbastanza chiaro, e soprattutto l'ultima frase che ha detto sì, possiamo con questo prezzo a $1 il Big Mac o l'hamburger, possiamo conquistare questa città, cioè New York. E lì è molto interessante perché dove si svolge? Si svolge all'interno della Trump Tower, cioè il grande edificio, il grattacielo che Trump ha fatto costruire all'inizio degli anni 80, e dunque la pubblicità per McDonald's, ma è anche la pubblicità per Trump stesso, come ho detto prima, c'è il T della Trump Tower, il T di Trump, e si vede anche un modo di dominare la città di New York. Che lui ovviamente ha fatto tutta la sua fortuna proviene anche dall'immobiliare, estate, come si dice, a New York. Dunque, è il critico americano che si chiama, molto interessante, uno dei più grandi critici del cinema, secondo me, di oggi, che si chiama Jim Oberman. Che discuto nel libro anche, che per decine di anni ha scritto per il Village Voice, e dice una cosa molto singolare. Dice, per esempio, sì, John Fitzgerald Kennedy o Barack Obama erano uomini politici, e quando sono arrivato al potere sono diventati delle marche, anche loro. Un brand, il brand Kennedy, il brand Obama, e Jim Oberman dice che la differenza con Trump è che Trump era già prima una marca, qualcosa di economico, legato al denaro, ai soldi, e che crea una differenza notevole con i suoi predecessori. E si verifica appunto in questa pubblicità per McDonald's, che è anche una pubblicità per Trump. Vi mostro una seconda pubblicità con la. Mi scuso di mostrarmi questo tipo di materiale un po' così, che non apre l'appetito, perché ecco, questo è per Pizza Hut, comunque per le pizze che conoscete, ovviamente, che non sono le pizze italiane, ovviamente fatto in ristorante, e la possiamo vedere. La cosa singolare è che si vede la moglie, Ivana, la madre dei tre figli, che Eric, Ivanka e Don Junior, 4 anni dopo il divorzio. Dunque siamo nel 95, e nel 91 c'era il divorzio, e ritrova la moglie intorno a una pizza. Come vedete, possiamo guardarla se volete. You really think this is the right thing for us to be doing? You know, people think. Let them talk. It's wrong, isn't it? But it's so right. And it's appeal? Yes, we eat our pizza the wrong way. Crust fresh. Introducing stuffed crust pizza. Grilled cheese bacon with frozen meat for dinner. Crust boom. Eat the wrong way. Crust first. Can I have the last slice? Actually, wrong entitled to the guess. Large, just $9.99. Allora, anche qui è il formato pubblicitario di 30 secondi. Anche qui vorrei fare anche un paragone, anche ho parlato di Kennedy poco fa. Una delle rivoluzioni visive della comunicazione politica di Kennedy era di creare dei legami tra la sfera pubblica e la sfera privata. E Trump ha molto, anche prima di essere presidente, ha molto sfruttato anche questo aspetto per appunto anche mettersi in scena a livello mediatico, e
per questo che accoglie in un certo senso la moglie, l'ex moglie, all'interno ancora una volta della Trump Tower. Sono gli spazi, i saloni privati della Trump Tower che avete visto in questa pubblicità. E questo lo farà sempre, lo fa anche adesso con la sua famiglia. Dunque, secondo me, bisogna pensare alla famiglia non come un gang che cerca di protettare il padre, ma anche un modo di. Sì, di sfruttare un'immagine privata, fatto di pettegolezze, eccetera, e di metterla davanti a tutti. I divorzi di Donald Trump sono molto pubblicizzati. Un altro aspetto che anche lì nella prospettiva di immaginare che sarebbe un documentario oppure una finzione su Trump, perché bisogna capire che oggi in Hollywood c'è una vera crisi di rappresentazione della figura del presidente, che cerco anche di diagnosticare nel libro. C'è una vera crisi a Hollywood creato da Trump stesso. E la questione che torna è come possiamo fare a raffigurare questo personaggio che è già talmente spettacolare in quello che dici, in quello che fa, anche essendo presidente, quando era presidente. E io penso che una soluzione, non sono regista, dunque, però c'è questo aspetto pratico nel libro che al quale tengo, sarebbe di focalizzarsi appunto su, per esempio, il rapporto di Trump al cibo. La dietetica di Trump, che è una cosa molto anche lì che bisogna studiare, che è molto, c'è un junk food, cioè è la junk politica, ma c'è anche un junk food di Trump, e lì potrebbe fare anche dei paragoni sul modo di mangiare di Trump, perché la pubblicità che vedete, lui mangia la stessa cosa anche a casa, cioè lui è un grande. Mangia tanto spesso hamburger e il menu di campagna di Trump era due Big Mac, due panini al pesce, il filet fish, anche due quella con latte, come si chiama in italiano, non mi viene, milkshake. Dunque questo era il menu di campagna di elettorale di Trump nel 2016. Dunque secondo me bisogna anche prendere in considerazione questo aspetto per vederlo. Se io immagino un documentario o una finzione dove si potrebbe vedere, di prendere il tempo di vedere questo uomo nel suo quotidiano, anche mangiando. E per questo che vi ho mostrato anche questa pubblicità, che per me, essendo una finzione ovviamente, ma ha aspetti documentari evidenti, per quelli che conoscono un po' il modo di vivere di Trump e il modo anche di mangiare di Trump. E mi era venuto in mente una scena lunghissima del film di Rossellini, La presa del potere da Luigi XIV, dove Rossellini mostra il Luigi XIV per una cena la sera e che mangia tipo 22-23 coperti, arrivano dopo l'altro, è molto lungo, però questa lunghezza ci dà molto da capire dal potere del re, ma attraverso un aspetto molto ordinario della vita, cioè che non è ordinario per noi, ma neanche per il re, ma un momento, il momento del pasto, appunto. E questo è uno dei genio di Rossellini, di aver capito di mostrare il potere attraverso un fatto ordinario, cioè il fatto di mangiare. Allora, guardo anche l'orologio, vorrei forse non chiudere, ma forse anche durante la discussione potremmo anche parlare. Per rispondere potrei anche mobilizzare altri aspetti della produzione audiovisive di Trump e intorno a Trump, ma vorrei parlare di una cosa molto importante che è stata anche molto dispregiata dai commentatori. Sarebbe, allora aspettate,
Non so se vedete, allora questo. Vedete la mia presentazione adesso oppure no? Sì, sì. La Clintris con Eric e Ivanka Trump, si vede? Sì, sì. Sì. Ok, bene. Perché come... Non so se cosa vedete. Bene. Dunque vorrei parlare di questo, appunto, del... Daniele mi ha detto che telerealità si diceva reality show, me lo confermi? sì, mi prendo la responsabilità. Sì, sì. Anche lì c'è questo reality show che Trump ha fatto per 11 anni, dal 2004 al 2015. Dunque ha smesso questa trasmissione che aveva 20 milioni di persone a settimana sul canale NBC, e era The Apprentice e The Celebrity Apprentice. E tutte le persone con cui ho parlato, anche negli Stati Uniti, ero a Columbia 2 anni fa, quando Trump era ancora presidente, o anche in Francia, dicendo: ma questo è orribile, perché guardi queste cose? L'immondizia assoluta della politica, anche del mondo dello spettacolo. Io dicevo: ma forse non è così semplice. Certo è orrendo, forse a me mi disgusta anche personalmente guardare queste cose, ma per capire il modo di governare di Trump, e il modo anche di come Trump è entrato anche nelle case americane, e lui ha fatto a posto per essere famoso anche dal più grande numeri di persone negli Stati Uniti, bisogna guardare il reality show di Apprentice e The Celebrity Apprentice, dove, come tutti i reality show, è uno spettacolo di crueltà, dove vengono eliminati persone più o meno celebre, che alla fine rimane uno che vince dei soldi per aiutare dopo associazione di bambini o associazione contro questo tipo per filantropia, appunto. Ma è vero che è stato, sì, molto popolare questo reality show, e vorrei mostrare adesso una specie di continuità tra il termine che è diventato anche uno slogan di Trump, you are fired, in italiano sarebbe sì, sei, perché è un po' volgare come termine, cioè in Francia sarebbe vous êtes viré, cioè non è sei licenziato, ma sei fuori, sei, non so che sarebbe in italiano la tonalità volgare di you are fired. Quello che Trump dice ai candidati ai quali chiede di uscire dal reality show. E questa frase, che è una frase molto violenta, anche che si usa nel mondo del lavoro per dire sì, hai finito, non ti voglio più nella mia azienda o nel mio lavoro, è diventato uno slogan cult, questo è stato anche per me molto strano di capire come uno slogan così, così violento, così crudele, poteva diventare appunto la marca di riconoscenza di questa trasmissione televisiva di successo. E la cosa che mi interessa è come questo spettacolo di reality show ha contagiato dopo il modo di governare, e quello che i commentatori non hanno mai visto, secondo me. Io non sono un commentatore politico, sono contento che ci sono anche delle persone di scienze politiche qui stasera, ma in Francia tutti i commentatori, non tutti, non ho detto tutto, ma è vero che non hanno preso il tempo di guardare che cosa Trump diceva prima di essere presidente, e come queste cose potevano rimanere dopo essere presidente. Allora, c'è stato una...
un montaggio che ho trovato su YouTube che mostra questa continuità tra il You Are Fired prima e dopo. Allora, vi mostro prima anche, forse, ecco, questo è You Are Fired. Vedete anche questo con questo gesto che fa lui con la mano, You Are Fired. E c'è Hillary Clinton, per esempio, che dice, vedete la, si vede, no? In inglese una frase di Hillary Clinton che fa una specie di mea culpa quando ha perso l'elezione e dice, sì, c'è qualcosa che non abbiamo capito, almeno è onesta, dice sì, che in realtà non avevamo capito che lui stava facendo un reality show anche durante la campagna elettorale, che ha concepito la sua campagna elettorale come un reality show. Questo è la candidata Clinton che lo dice, cioè la prima, quella che ha perso contro di lui, dunque è una dichiarazione pesante. Dopo l'elezione, forse avete notato anche il fatto che Trump ha cambiato molto il suo governo, cacciando via le persone. E la prima che è stata cacciata è questa signora che probabilmente non conoscete, è normale, Sally Yates, che era la ministra della giustizia di Obama, che faceva la transizione verso l'amministrazione di Trump. E lei ha detto che il Muslim ban, cioè l'ordine esecutivo scritto da Trump per impedire a certi cittadini di paesi arabi e musulmani di entrare nel territorio americano, non era costituzionale. Dunque lei l'ha detta come ministera della giustizia. Trump il giorno dopo l'ha cacciato via. La cacciata via, come dicendo sì, you are fired. E questo l'ha visto, per esempio, questo Newt Gingrich, che è un repubblicano molto conservatore, che dice una cosa anche lì, che non è stato, secondo me, notata sul livello di importanza. Dice sì, Trump ha utilizzato il You Are Fired per anni, oggi quando ha cacciato Sally Yates l'ha utilizzato per cacciare appunto la ministera della giustizia. Congratulazioni. Dunque lui dice questo, siamo il 30 gennaio 2017, dunque una settimana dopo l'investitura di Trump all'interno della Casa Bianca. Dunque lui dice appunto qualcosa che ci dovrebbe portare a guardare più precisamente forse il funzionamento di questo reality show, vi vorrei mostrare anche un montaggio che ho trovato su YouTube che fa appunto questa continuità tra mondo dello spettacolo e mondo della politica. E questa è la grande novità di Trump, secondo me, di non aver creato una rottura. Tutti credevano che sì, diventa presidente degli Stati Uniti, forse c'era anche la stessa pensiero con Silvio Berlusconi, forse gli italiani dicevano sì, adesso è presidente del Consiglio, cambierà. Penso che sia molto cambiato, anche se era circondato da persone che oggi, questa è la politica italiana, ne parleremo dopo, ma almeno qui non c'era, forse un altro paragone che potremmo fare, questa assenza di rottura tra il passato di uomo di spettacolo, quello che Berlusconi era, come Trump, e il modo di governare di Trump. Con Berlusconi era le barzellette, per esempio, che ne ha fatto tanto prima e ne ha fatto tanto dopo, per anche distrarre
i cittadini italiani dei veri problemi del paese. Trump era la stessa cosa, ma qui siamo all'interno del modo di governare del presidente più potente del mondo. Allora, qui ho messo dunque il link YouTube, forse possiamo, se volete, guardarlo. So that's right, we'll fire Hillary. Hillary, you're fired. 40 years they've been trying. You couldn't fire someone. They were horrible, doing a terrible job robbing, stealing, hurting people. You couldn't do anything. Well, the Veterans Accountability. Now you can say you're fired. Ok, non so se l'avete visto, sì? Bene? Sì. Comunque è un montaggio di un anonimo, non so chi l'ha fatto, ma che raffigura abbastanza bene questa ipotesi di una continuità, che fa la novità anche di Trump in politica. Di cui potremmo parlare anche più, discutere anche di questo paragone con Berlusconi che mi interessa, ma nel libro non ho il tempo di sviluppare questo punto, ma cerco di capire come, passando anche dal concetto di desiderio gregario, desiderio gregaire di Deleuze e Guattari, nell'anti-Oedipo, non so in italiano come si dice Oedipo, ma questo concetto dunque che Deleuze e Guattari presentano negli anni inizio degli anni 70 per cercare di capire sì, quello che possiamo chiamare anche un microfascismo, non il fascismo come regime, ma anche il fascismo nel mondo ordinario, per esempio del lavoro, e come si può desiderare qualcosa in cui non abbiamo nessun interesse di credere. Non si tratta solo di dire che Trump ha avuto i voti degli operai bianchi invisibili, inaudibili, della Rust Belt americana. Ma è vero che tante persone delle case, delle categorie anche della popolazione, operai, hanno votato anche per lui, non tutti ovviamente, ma questo concetto di desiderio gregario permette di capire questa cosa inspiegabile, forse, di votare per un personaggio che non se ne frega niente di voi, ma che crea questa attrazione. E penso che questo termine "you are fired", sei cacciato, sei viré in francese, rappresenta qualcosa dei rapporti nel mondo del lavoro, nel capitalismo contemporaneo, di rapporti di poteri anche all'interno di questo mondo, che suscita eccitazioni, ci suscita forse anche pulsioni microfascisti. Questo lo discuto, adesso vado veloce perché il tempo scorre, ma è un'ipotesi che cerco
di sviluppare più precisamente nel libro. Allora, non so se ho 5 minuti supplementari per vorrei dirvi un'ultima, cioè un molto materiale ancora da mostrare, ma vorrei parlare anche dell'uso dei social media da Trump. Sì, certo. È possibile? Perché sì, è un punto sì, anche che vorrebbe andare al di là anche di questa opinione molto condivisa di Trump come un buffone, oppure come un personaggio molto narcistico che vuole occupare a tutti i costi i mass media, la televisione, eccetera. Questo è, forse è vero, ma penso che la sua forza è non, anche questo cerco di spiegarlo nel libro, la sua forza è non di sposare o di accompagnare i flussi di immagini dominanti nel mondo dello spettacolo, ma piuttosto di intervenire all'interno di questo flusso, di creare delle connessioni con questo flusso mediatico, soprattutto televisivo, perché penso che al contrario di quello che si può dire abitualmente, certo, Trump ha utilizzato il Twitter come nessun altro l'ha utilizzato, penso che sia un genio di Trump nell'uso di Twitter, ma che non è un presidente Twitter, perché lui rimane un uomo della televisione. Lui alla Casa Bianca aveva 3 televisioni che guardava simultaneamente, c'era Fox News, CNN e MSNBC, mandava dei tweet guardando la televisione molto spesso. Dunque il tweet bisogna pensarlo rispetto alla televisione, non come una sacralizzazione dei social media che Trump rappresenterebbe. Lui è un uomo degli anni 80, l'ho detto prima, e lo rimane perché per lui il medium televisivo è quello principale. E Twitter viene dopo, per così dire, nella sua strategia, anche se lo utilizza magistralmente, per appunto intervenire, intercettare, creare delle connessioni intempestivi con il tempo reale della televisione. Questo è quello che crea la dipendenza, l'alienazione anche che Trump ha creato sia per i suoi partigiani che per i suoi detrattori, quello che lo criticano. Cioè molti americani hanno sofferto tanto anche dalla sua presenza su tutti i canali, ma questa presenza non è solo una presenza indiretta sui canali televisivi, un'omnipresenza nei flussi di immagini, ma anche nel modo di interrottare, di interrompere anche questi flussi e di intercettarli e di avere alla fine il potere su questi flussi grazie ai suoi interventi. Allora, vi mostrerò solo un aspetto di questa intervenzione, che è anche un'intercettazione del presente, del tempo presente, del mediatico televisivo. Siamo al primo processo dell'impeachment di Trump e c'è la signora notevole, che è l'ex ambasciatrice degli Stati Uniti in Ucraina. Inizio a faticare, dunque è arrivato il momento della discussione, ma dunque questa signora fa una testimonianza parlando delle pressioni che lei ha subito essendo ambasciatrice in Ucraina, perché come sapete il primo processo per l'impeachment di Trump era legato a una volontà di Trump di avere delle informazioni compromettenti contro Biden, che sarà il futuro appunto candidato democratico contro il Partito Democratico contro lui. E questo è molto grave perché ha fatto pressione sul presidente dell'Ucraina. E questo, dunque, c'è la testimonianza di questa signora
e in diretta alla televisione, e capita quello che non era mai capitato prima, Trump che manda un tweet, lui davanti alla televisione manda un tweet per quasi un insulto alla signora che testimonia contro di lui. E penso che l'effetto molto pesante anche nelle coscienze, anche a livello mentale, dico, della questa onnipresenza di Trump è dovuto a questo tipo di interventi completamente non previste anche da quelli che fanno il loro mestiere, un deputato, un giornalista, eccetera. E dunque, per capire il modo in cui Trump cattura le coscienze, bisogna, secondo me, studiare il modo in come lui crea un presente che viene in soprapposizione al presente del tempo mediatico, e Twitter serve a questo essenzialmente. Allora, vi mostro questo, vi do questa un po' più lungo, due minuti e 50, ma ve lo do comunque. Dunque, in inglese anche qui, ma potete mettere, penso, c'è la funzione dei sottotitoli, e dunque vedete il Adam Schiff, che è lui che dirige anche i dibattiti, fermarsi e che legge il tweet di Trump in diretta e chiede in diretta alla signora il suo parere, che tra l'altro a livello giuridico è un vero problema, perché, come vedrete alla fine del video, lui fa pressione su qualcuno che testimonia, e che nessuno ha diritto di fare pressione all'interno di un processo, anche se si svolge nell'ambito legislativo. Allora, possiamo guardare, se volete, 2 minuti e 50, è un po' più lungo dei precedenti, ma vedrete la notevole presenza di questa signora che risponde all'attacco di Trump. Where Marie Yovanovitch went turned bad. She started off in Somalia. How did that go? But he goes on to say, later on the tweet is that U.S. presidents have absolute right to appoint ambassadors. First of all, Ambassador Yovanovitch, the Senate has a chance to confirm or deny Ambassador, did they not? What would you like to respond to the president's attack that everywhere you went turned bad? I don't think I have such powers to smile in Somalia and on other places. I actually think it's where I serve and others have constantly made things better. U.S. as well as foreign countries. And I've served in Ukraine, for example, where there are huge challenges, including the issue that we're discussing today, corruption, huge challenges. We've had a lot of progress since and I think they are hard. Many people get the most credit for that. But part of that credit goes to the work of the United States and to me as the ambassador. Master, shown the courage to come forward today, notwithstanding the fact you were urged by the White House or State Department not to, notwithstanding the fact that, as you testified earlier,
president was physically threatened that forward. And now the president in real time is attacking. What effect do you think that has on other witnesses willingness to come forward and expose them? It's very intimidating. Time designed to intimidate, is it not? I mean, I can't speak to what the president was trying to do, but the effect is to be intimidating. Well, I want to let you know, Ambassador, that some of us here take witness intimidation very, very seriously. Ok, dunque questo momento che è stato un po' un momento molto discusso anche nella vita politica americana, non si è mai vista una cosa del genere, del presidente che interviene in diretta grazie al tweet. E ho una foto, non so se la vedete, all'interno dell'aula, non so se la vedete, ma c'era questa... dove si è ripresa quasi in diretta il tweet di Trump dove attacca appunto questa signora Marie Jovanovic. E mi permetto di dire che anche un presente, cioè che parlavo all'inizio in introduzione di andare al di là forse di una critica del tempo mediatico come un tempo astratto, unilaterale, di fatto di flussi così omogenei, ma penso che la presidenza di Trump ci porta a entrare in questo flusso per capire che questo presente non è un presente, il presente del tempo mediatico non è unilaterale, non è omogeneo, ha una densità che permette appunto questo tipo di intimidazione che abbiamo visto adesso, e anche un modo per dire di nuovo che non è un medium contro un altro, non è il Twitter contro la televisione, ma bisogna pensare appunto la coabitazione, la coesistenza dei medium di loro. Allora, a modo di conclusione vorrei solo darvi due o tre, come dire, referenze cinematografiche, di cui due ne ho già parlato. Il primo era perché lavorare su Trump, come tutti sappiamo, non è semplice, perché appunto crea disgusto, questo anche dal livello epistemologico è interessante, come alcuni, sì, quando scrivete su un oggetto così negativo, senza prenderlo dall'alto, appunto, bisogna avere un po' di ossigeno, bisogna respirare. Per me la respirazione è la terza parte del libro, vorrebbe creare questa respirazione per il lettore, l'ho trovata appunto nella storia del cinema, che di solito è troppo dimenticata quando si parla dei personaggi pubblici, come se il cinema non avesse prima appunto lavorato sulle immagini del potere, oppure di creare dei scarti al confronto delle immagini dominanti del potere alla televisione, eccetera. Per questo il film di Rossellini è stato appunto un elemento di ispirazione, anche se è completamente diverso da questa inchiesta sulle immagini di Trump. Ho parlato anche del Caimano di Nanni Moretti, di cui la forza proviene, secondo me, dal fatto che anche nella struttura del suo film ha rispettato queste diverse scene mediatiche in cui Berlusconi poteva intervenire nel dibattito italiano, nel mondo televisivo italiano. Era presidente del Milan, parlava del calcio, cantava
nelle trasmissioni di varietà, era presidente del consiglio, eccetera, eccetera. E nella struttura del suo film ha ricreato questa diversità di scene di spettacolo anche a livello del casting, della scelta degli attori. Ci sono tre attori più l'originale in questo film di Moretti, che è una scelta molto, secondo me, originale. Ho spesso immaginato un film non ispirato, ispirato direttamente del Caimano, ma che anche lì potrebbe con Trump riprendere tutte le scene in cui lui è intervenuto in questi ultimi decenni. E poi c'è un altro film che cito anche nel libro, che è il film di Andrei Ujica, il regista romeno, che si chiama L'autobiografia di Nicolae Ceaușescu, che è un capolavoro documentario secondo me, perché lui ci fa entrare appunto nella mente, nel cervello di Ceaușescu, che appunto era testa della Romania per 25 anni quasi, una dittatura. Lui c'era il sistema di propaganda di Stato, ma anche c'erano anche le immagini private, e lui ci era filmato un'ora al giorno nella sua casa o in vacanza, eccetera, e Ujica ha trovato questo archivio incredibile e ha fatto un film di 3 ore dove non c'è intervento suo, non ci sono cartelli, sono unicamente immagini del regime di Ceaușescu, e a poco, e il titolo è geniale in questo senso, entriamo nella mente delirante di questo capo di Stato, che neanche ha carisma, tra l'altro. Dunque è un altro appunto, un'altra fonte per me di determinazione di un rapporto che il cinema potrebbe avere con personaggi al potere di tipo di Trump. Ecco, mi fermo qua per la presentazione. Mi scuso per l'italiano un po' elementare, soprattutto nella seconda parte dell'intervento, e sono appunto disposto a rispondere a tutte le domande, a discutere con tutti voi. Doc, veramente grazie per il tuo intervento, anzitutto per l'impegno e lo sforzo di farlo in italiano, e ti assicuro che era stato assolutamente tutto molto comprensibile. E poi anche per la ricchezza dell'intervento, perché di fatto è un intervento che in realtà offre un ventaglio di problematiche, di questioni aperte, per cui a partire da una serie di questioni che tu poni, la questione della rappresentazione e della rappresentabilità del politico, e quindi la differenza tra uno sguardo dall'alto, se vuoi, uno sguardo che si pone già all'esterno, uno sguardo che invece in qualche modo cerca una critica dall'interno, e già questo è un tema enorme. In secondo luogo, il fatto che tu hai evidenziato nella terza parte del tuo libro la possibilità di pensare il cinema come grande forza critica, come grande strumento di interpretazione, in questo senso giocando anche sul potere anacronistico del cinema, no? C'è un cinema del passato, tra l'altro i tre film a cui fai riferimento sono film che aprono sentieri anche molto diversi, e forme anche molto, molto diverse. Però ti voglio sollecitare soprattutto su un aspetto. Io ricordo personalmente la prima volta che ho sentito parlare di Donald Trump è stato nei primi anni 90, quando lessi il romanzo di Bret Easton Ellis, American Psycho, in cui il protagonista Patrick Bateman, che insomma, per inciso è un sociopatico serial killer, ha come mito unico Donald Trump, in tempi non sospetti, nel 1991-92, adesso non ricordo quando era uscito il libro. E la cosa interessante è che in questo mondo che descrive Ellis,
che è questo mondo dello yuppismo trionfante appunto degli anni Ottanta, che si affaccia agli anni 90, fatto di riunioni, di ritmi di lavoro, di successo, di soldi, di oggetti che determinano uno status symbol. Il ristorante dove si va è fondamentale, trovare posto, per esempio al Dorsia, che è il ristorante preferito di Donald Trump, e cercare di incontrare Trump. Tutto il romanzo si basa su questo nome che ricorre costantemente e che non si vede mai, o che non appare mai nel romanzo. Quindi c'è questo mito che mi ha fatto ripensare a questa idea che tu hai lanciato tra le tante, di questa grande macchina produttrice di immagini e di autorappresentazioni di se stesso, che ha a che fare molto con un meccanismo che ha origine proprio negli anni 80, ma che esplode nei decenni successivi. Quasi che il corpo reale di Trump sia un corpo indifferente, quasi invisibile, come nel romanzo di Easton Ellis, e che ciò che importa è l'immagine che riesce appunto a non tanto a produrre, ma quasi a gettare fuori con una potenza bulimica, come il menù di campagna, che mi ha colpito molto, perché penso chiedersi come faceva a mangiare tutto questo, ma comunque vale a dire che il problema della critica della rappresentazione sta nel fatto che c'è un surplus di rappresentazioni, per cui non c'è una sola immagine. Allora, in questo senso è interessante vedere quanto e in che forma, come tu stesso hai suggerito, questo entra in una relazione, direi, non solo con Silvio Berlusconi, in cui è evidente ritrovare alcuni elementi comuni, ma anche con altre figure che sono, in qualche modo, che sono stati già dei brand prima ancora di diventare politici. Penso a Mauricio Macri in Argentina, penso a Bolsonaro in Brasile, in cui ci sono molte differenze, ci sono molte analogie. Macri è stato proprietario di una, presidente di una squadra di calcio come il Boca Junior, come Berlusconi è stato presidente del Milan prima del... insomma, c'è una serie di questioni problematiche, ma ecco, te la lancio lì come prima questione. Poi ripeto, naturalmente come sempre, a tutti, chi vuole intervenire, basta che alza la mano sulla la funzione di Meet, così poi si prenota per fare una domanda. Sì, no, ti ringrazio tanto, e vorrei di nuovo rispondere anche con un'immagine, perché di cui non ho avuto il tempo di parlare. Aspettate, ecco, questa qua. Che appunto, no, grazie tanto per la referenza American Psycho, ha ragione completamente, è una specie di fantasma di Trump che più o meno esplicita che è presente in questo libro, e dice, parlare degli anni 90, è vero che Trump crea una specie di, come dire, di attrazione allora per la sua ricchezza, anche un po' strana, perché non si sa da dove vengono tutti i suoi soldi. Lui dice sempre delle bugie sulla provenienza di questi soldi, ma appunto è diventato molto ricco e ha fatto, e all'inizio anche del cambiamento della città di New York, che è una città piena di debiti, che l'immagine cambia anche con le strategie immobiliari di Trump a New York. E c'è questo film di Joe Dante, Gremlins 2, del appunto 90, con questo personaggio di Daniel Clamp, che è ovviamente una referenza a Trump, e che è un po' un pazzo
del mondo immobiliare, che ha delle velleità anche di potere più grande di quello economico. Dunque, questo eccesso di cui parlavi si verifica anche, cioè a livello del carattere di Trump, si verifica anche nel diversi. Appunto c'è American Psycho di cui hai parlato, ma c'è anche appunto Gremlins 2, oppure anche c'è un episodio dei Simpson che del 2000, perché c'era allora la velleità di Trump di andare alle elezioni nel 2000, finalmente non ci andrà. E i Simpson fanno allora un episodio, Back to the Future, con la presidente Lisa Simpson, che succede alla presidente Trump. Dunque loro hanno anticipato in un certo senso la presidente di Trump. C'è un episodio abbastanza buffo dove economicamente il paese è uno stato disastroso, ma... c'è questo spettro di Trump come un uomo d'affaro di cui non si sa se è buono o se non lo è. Ancora adesso non si sa, perché lui ha molti debiti. Secondo me non è un grande uomo d'affari, ma questo è un altro aspetto. Torno allo schermo con tutti voi, perché per dire, a proposito di questo eccesso, c'è un film notevole, non so se è uscito in Italia, ma un documentario che appunto va nel senso di questa non invisibilità, ma del non parlare di Trump mentre Trump è ovunque nelle coscienze. È il film di Frederick Wiseman che si chiama Monrovia Indiana, che è un piccolo paese dell'Indiana che ha votato per 80% per Trump, ma la cosa geniale di Wiseman, secondo me, è che il nome di Trump non è mai pronunciato da nessuno cittadino di questo piccolo paese, ma è ovunque, quando va il venditore di armi, quando c'è una festa con i contadini del posto, quando c'è una discussione sulla sicurezza, sulla sanità. Dunque è molto anche strano, perché tu non è che ti aspetti che parlano di Trump, ma Trump è ovunque, è incarnato ovunque, ma non si vede mai, non se ne parla mai, ma allo stesso tempo è ovunque. Questo scarto è molto, sì, molto... crea un effetto di presenza, appunto, nell'assenza, che è molto soggettiva. Tu dicevi di ritrovare il corpo di Trump, e era così per me, era ritrovare Trump, ma in assenza, senza vederlo. Questo era molto... Se avete la possibilità di vedere questo film... Attraverso le tracce che lui dissemina, o comunque la sua idea dissemina... Senza nessuna critica del trumpismo nel film, cioè lui, Wiseman, dice di rimanere, lui è di sinistra, ma dice di rimanere, non è un film ideologico contro Trump, lì è la forza critica del film, secondo me, perché lascia uno spazio allo spettatore che lo permette liberamente di farsi un'opinione su Trump, che tu sei... trumpiano o non trumpiano. E penso che, anche se uno non ama questo film, ma nel Caimano mi ricordo le interviste di Moretti allora, e mi ricordo che anche la sinistra italiana l'aveva molto attaccato per questo. Lui diceva che aveva fatto un film per tutti gli italiani, non solo per quello della sinistra, che è molto criticata dal film, come sapete, ma anche per quelli che hanno votato Berlusconi. E mi ricordo anche che Berlusconi, che di solito non dà tanta importanza alle critiche che vengono dalla sinistra, lì aveva sentito qualcosa di diverso e aveva molto attaccato il film. Aveva sentito un pericolo
per il suo modo di fare comunicazione politica, forse, non lo so, almeno era, così si esprimeva. Io vorrei vedere un film che crea la stessa sensazione su Trump. Ci sono delle serie televisive pessime, per esempio, adesso c'è una serie che si chiama The Comey Rule, lo posso mettere sul chat, non so se l'avete visto, sulla l'ex direttore della FBI che è stato cacciato, pure lui, Fire, è stato il direttore del FBI cacciato dal presidente americano, un'altra cosa non vista, e lì è pessimo perché si vede Trump come una caricatura di se stesso. Lui è già una caricatura, dunque se tu fai una caricatura della caricatura cadi nel quello che si chiama in Francia il bêtisier. Bêtisier sarebbe la bestialità, sì, la stoltezza, si dice la stoltezza, stoltezza, sì, stoltezza, termine latino. E dunque se tu se tu ridi di Trump, lui non se ne frega niente se tu ridi di lui. Cioè, lui sa che tu stai per ridere di lui, utilizza, sfrutta questo aspetto anche. Dunque, fare un film che non cade nel bêtisier, che non prende, che non dispregia il soggetto Trump, secondo me aumenta le possibilità di criticare Trump, perché tu inventi modi di, appunto, di toccare anche il nemico che lui non si aspetta. Dunque penso che ci saranno dei film, vediamo, vedremo. C'è Roberto De Gaetano. Allora, grazie Dork per un intervento ricco che insomma ci dà da pensare su diverse cose. Te ne pongo un paio. Intanto ho molto, diciamo, partiamo da quello che dice Benjamin in sintesi, no? Il potere, in qualche modo, chi esercita il potere incarna lo spirito del tempo. Se personaggi pubblici, personaggi del potere ci attraggono, è perché in gioco lì c'è lo spirito del tempo, per questo non vanno mai sottovalutati né liquidati. Tantomeno uno come Trump, e diciamo va a tuo merito appunto aver costruito un discorso anche sul modo in cui Trump ha costruito il suo potere edificando una finzione. Ora, se è vero che il potere in qualche modo incarna lo spirito del tempo e chi lo occupa in un certo senso fa una sintesi di questo spirito, io questa questione, diciamo, è una questione antica soprattutto in America. Io penso per esempio a un grande studioso della cultura popolare americana come Robert Warshaw, che negli anni 30, quindi l'epoca rooseveltiana e tutto, prendeva le distanze dagli intellettuali di sinistra americani che non tenevano in fondo conto di quella che era, diciamo, una domanda possibile che segnava la cultura di massa, no? Dice, la domanda non è che opinione hai su questo, la domanda è a questo come mi rapporto? Questo è il problema. Quali sono i miei sentimenti, la mia immediata esperienza rispetto a questa situazione? È chiaro che il modo in cui Trump ha raccontato, diciamo, il suo esercizio del potere in una storia lunga che tu hai presentato, è esattamente in qualche modo un corrispettivo di questo modo, diciamo, diretto, immediato, chiamiamolo così, viscerale, non mediato da quello che Warshaw dice il circuito dell'opinione. Non è importante che opinione ho io su una cosa, l'importante è come io mi relaziono a quella cosa. Ora voglio creare un passaggio, Dork, rispetto a quello che hai detto, e vedere come il potere si è esercitato proprio di Trump o dell'Europa rispetto alla pandemia. Secondo me è esemplare. La domanda di Trump non è stata mai neanche negare la pandemia, quella è stata una cosa stupida.
nessuno, tant'è che gli americani hanno investito miliardi sui vaccini e sono stati pronti molto prima degli europei. Quindi il problema di Trump non era negare la pandemia, è come rapportarsi alla pandemia. Punto. Come in qualche modo incarnare col suo esercizio del potere qualcosa che non poteva essere oggetto di opinioni e neanche troppo della scienza, che gli dava fastidio, perché sapeva che la questione di una cultura di massa è non qual è la mia opinione su questo, ma che cosa devo fare rispetto a questo, visto che la pandemia c'è. Ora, e lui naturalmente, secondo me è anche sbagliato dire che l'ha negata, perché i vaccini l'ha finanziati pesantemente, l'America è stata pronta molto prima degli europei a questo. Allora, perché, mentre l'Europa, che ha fatto dell'opinione il suo centro, è andata in tilt con la pandemia, perché non c'era un'opinione che non contrastasse con l'altra. E dunque le opinioni della scienza, le opinioni degli esperti, le opinioni dei politici, che in qualche modo nella cultura, diciamo così, di sinistra, potremmo dire, ci difendono dall'idea qual è la mia posizione nei confronti della vita. Perché l'opinione è il grande sistema immunitario, diciamo, che le società, tra virgolette, civilizzate costruiscono, no? E la nostra modernità è il luogo dell'opinione pubblica. Ma nella pandemia il sistema è andato in tilt, perché le opinioni sono state talmente tante che si sono negate, contrastate, nessuno sapeva bene più che, diciamo, come esercitare il potere. Subordinarsi alla scienza, allora sei schiavo della scienza. Non subordinarsi, allora sei un negazionista. Ma la scienza nello stesso tempo aveva opinioni così contrastanti. Un vaccino andava bene, non andava bene. Dunque c'è stato un circuito gigantesco, secondo me, che merita di essere pensato, cioè come quel potere che tu hai raccontato per Trump, che è un potere dell'America, perché quel discorso che faceva Warshaw negli anni 30, obiettando agli intellettuali di sinistra, smettiamo con le opinioni. Come facciamo in qualche modo a dire qual è la mia posizione su questo? E non semplicemente la mia opinione su questo. Tant'è che in questa pandemia è stato molto chiaro che nessuno poteva avere convinzioni, no? La convinzione è un'opinione che si fa azione, punto. Nessuno aveva convinzioni, c'era un circuito di opinioni che si negavano gli uni con gli altri e che servivano semplicemente all'Europa a tenere in uno stato di paura costante la cittadinanza e in una colpevolizzazione conseguente, in modo tale che l'unica cosa che veniva garantita in Europa, abbiamo visto come è andata in tilt, era che chi esercitava il potere rimaneva al suo posto, perché è chiaro che gli europei, dalla Francia alla Germania all'Italia, più o meno l'esercizio del governo è cautelativo. Spavento i cittadini, li colpevolizzo, in questo modo mi dispongo a proteggerli e mi garantisco la mia posizione di potere. Questo è stato, diciamo, un meccanismo che ha funzionato ovunque. Allora, quello che è interessante, scusa, voglio fare questo ponte, è non sottovalutare, e tu ben hai fatto, come ha esercitato il potere Trump in America, e pensare come, se arriviamo al discorso pandemico, diciamo, il potere del che relazione prendo alla vita rispetto a che opinione ho della vita, diciamo America e Europa, si è visto in maniera lampante nella gestione della pandemia. Dunque, quel racconto che, per questo, come dire, c'è quella sorta di vitalismo, no? Mangio il Mac, ho tutte le donne che voglio, in qualche modo non devo avere opinione sul cibo, non devo neanche avere troppe opinioni sulle donne se sono più o meno sofisticate, ed ecco Berlusconi, l'analogia. C'è una sorta di vitalismo brutale che dice la vita non è questione di opinioni. Quello che li lascio, diciamo, alla cultura di sinistra, che però è andata in tilt con la pandemia, totalmente in tilt. Non ha avuto un'idea, una. E anche il nostro amico Rancière, diciamo, ha un po' liquidata questa storia con questa idea di sospensione, no? Ha raccontato questa stasi pandemica dicendo è una sospensione, forse un po' troppo poco rispetto al momento che stiamo vivendo, liquidarlo come una sospensione. L'Europa e il pensiero di sinistra non ha saputo dire una parola, secondo me, sul dispositivo pandemico, perché il circuito delle opinioni è andato in tilt. Allora,
l'esercizio del potere di cui Berlusconi e Trump brutalmente sono stati esemplari, e che esercitare il potere in qualche modo è non avere opinioni, ma avere una posizione nei confronti della realtà e della vita, e questa posizione è soprattutto immediata, viscerale, perché questa, diciamo, è la cultura di massa. Se si legge Warshaw negli anni 30, diceva dell'America le stesse cose, prendeva e obiettava all'intellettuale di sinistra tutto questo. Allora, proiettandolo adesso, è chiaro che Moretti gli riesce bene a prendere in giro Berlusconi, ma gli riesce stra bene, perché sa che al centro di questo dispositivo, che posizione prendono nei confronti della vita, c'è l'atteggiamento teatrale. Per questo i grandi uomini di potere sono uomini di teatro, da Berlusconi a Grillo a Trump, e non sono, diciamo, grandi opinionisti. Allora Moretti è stato talmente bravo che ha colto che il problema di Berlusconi non era il personaggio pubblico, ma le maschere che incarnava, e quindi ha dato tre corpi sfidando ogni credibilità. Non deve essere verosimile, non gli deve assomigliare. C'era quello che va a donne, quello che ruba soldi e quello che attacca la magistratura. Tre maschere che accompagnano anche il sentimento italiano, e è stata l'altra faccia. Perché la domanda che mi sono posto nel lavoro su Moretti è: perché è proprio Moretti a dare corpo e volta a Berlusconi? Perché sa che sono uguali, cioè sono l'uno l'altro lato dell'altro. E come un attore, così un politico ha a che fare con la vita, non perché ha opinioni sulla vita, ma perché la sente, perché la domanda è: che posizione ho nei confronti della vita? Ecco, allora questo, secondo me, la questione che poni è una questione scottante, è importante, e che sarebbe interessante vedere come si allunga come un ponte su tutto quello che abbiamo vissuto in questi 15 mesi. Ed è vero quello che dici su Monrovia. Io, diciamo, ne ho pure scritto una cosa, l'ho fatta a Morgana Webb, del film di, perché l'ho vista a Venezia, ed è vero la capacità che ha, in un certo senso, Wiseman di raccontare quell'America non può essere liquidata, non può essere liquidata con una posizione saccente, con una posizione, con l'opinione pubblica europea, con la stampa, come ha raccontato questi 15 mesi, cioè una cosa incredibile, totalmente in un cul-de-sac, cioè senza che nessuno, a partire dagli intellettuali di sinistra, abbia saputo dire una parola per leggere il presente, nessun tipo di parola, criticando Agamben, criticando quello e quell'altro. Quindi è chiaro che Inghilterra, Stati Uniti, con la loro tradizione anche pragmatica, in un certo senso sono stati molto più pronti di noi. Il problema, appunto, ecco, questo, per questo ritengo che quello che hai detto, diciamo, ha un grande interesse, che sarebbe importante anche capire come tutto questo si è, negli ultimi 15 mesi, si è proiettato. Ecco, questo lo trovo naturalmente perché altrimenti quella roba lì è uno che mangia McDonald's, è un pazzo, è un pagliaccio. Vabbè, un pagliaccio, comunque lì è stato eletto, e se è stato eletto una qualche ragione c'è, e dunque sta a noi occupare, come Berlusconi, sarà stato pure un pagliaccio, ma sono 40 anni che sta qui in Italia a occupare un ruolo di potere. Allora, piuttosto che, diciamo, consolarci con le nostre opinioni da elite, forse cerchiamo di capire quella pancia che di opinioni non ne ha, perché non ne ha opinioni, perché sa che le opinioni non ti portano troppo lontano, ma certo c'ha, che posizione prende nei confronti della realtà? È quello che diceva, qual è il rapporto immediato, quello che si chiama in un linguaggio politico la pancia del paese. Questa pancia, che cos'è questa pancia? E in ogni caso non possiamo costruire dispositivi immunitari puramente intellettuali, per questo lo capiscono meglio gli artisti, per questo Moretti ha capito Berlusconi meglio di tutti gli altri, non quando faceva il politico, no, che gridava nella piazza vergogna, vergogna, quello era ridicolo Moretti lì, ma quando si è messo in scena, è diventato attore, ha sentito che
tra lui e Berlusconi, tutto sommato, c'era qualcosa di profondo in comune. Sicuramente sentono il paese meglio di molti intellettuali, non ci sono dubbi. Su questo non ci sono dubbi. Lo capiscono meglio Moretti e Berlusconi, piuttosto che tutta l'opinione pubblica che scrive sui nostri quotidiani. Questo non c'è dubbio alcuno. No, grazie Roberto, non vorrei così, abbiamo ancora un po' una decina di minuti, solamente rispondere e fare un prolungamento anche con un aspetto che è sviluppato nel libro che tocca appunto a quello che hai detto citando Benjamin all'inizio sul spirito del tempo, che questi personaggi, questi uomini, poche donne ma soprattutto uomini, in questa prospettiva autocratica dell'uso del potere, sentono qualcosa, mi piace l'espressione la pancia del paese, perché illustra in un certo senso la una parte di questa riflessione che non ne ho parlato oggi, ma che porta sulla quello che Foucault chiama l'erotizzazione del potere. Cioè come si può amare il potere? Questo era proprio una riflessione che Foucault faceva negli anni 70. Non il potere solo di arrivare al potere, di conquistarlo, di preservarlo. No, non solo questo, proprio amare il potere anche quando non sei al potere. E di cui ha sviluppato questa idea di una erotizzazione del potere, e lui vedeva vari momenti, in modo per me di rispondere alla tua bellissima proposta di riflessione. E Foucault vedeva vari momenti, per esempio il momento della monarchia, dove l'erotizzazione, secondo lui, si faceva grazie ai rituali, a questa presenza solitaria, solare anche del re, che creava questa attrazione al potere. Poi cita anche più recentemente Kennedy, oppure il presidente francese Valéry Giscard d'Estaing, che non so se l'avete presente in mente, che era stato eletto a 48 anni e che aveva in comune con Kennedy di avere una specie di eleganza fisica che appunto creava una specie di rinnovamento di questo aspetto di erotizzazione in un momento in cui gli uomini politici non si caratterizzavano con aspetti estetici positivi. Lui cita ironicamente per esempio Brezhnev oppure Nixon, e che capi di stati come Kennedy o Giscard d'Estaing hanno erotizzato il potere portando attenzione all'aspetto fisico che avevano. E poi io ho cercato di capire come questa erotizzazione, questa attrazione erotica, che non è una pulsione erotica, ma che incontra questo tipo di pulsione comunque, e ho lavorato un po' su Berlusconi e su Trump in questo aspetto, e c'è un capitolo che si chiama la scena pornografica, dove cerco di proporre l'ipotesi di una pornografia di Trump che va al di là ovviamente dell'industria pornografica che conosciamo quando si parla di pornografia, facendo un lavoro anche sui critici del cinema, anche su certi registi che negli anni 50, 60 parlano della pornografia. Sono caduto su un testo appunto che avevo preparato per voi di Jacques Rancière, appunto, che citavi, e che è un testo poco conosciuto, lo posso, non so che arriviamo alla fine quasi, ma va bene. Ops, non è questo. Pronto, ok. Vedete questa... Sì. Che è una caratterizzazione di quello che Rancière chiama la scena pornografica. E lui dice, questo è in francese, posso cercare di tradurlo, che
E questo mi ha molto, non dire illuminato, ma fatto capire, per esempio, il successo dello slogan You are fired, di cui ho parlato prima. Il successo rimane forse in questa estensione di questa scena pornografica che definisce Rancière in questo termine, dice se la presupposizione che quello che uno fa all'altro è precisamente questo che l'altro vuole che l'altro facesse. Scusatemi per la traduzione un po' peggio di Google Trad, ma è chiarissimo. Voilà. E poi il fatto, per me questo è esattamente il modo di funzionare di Trump, non soltanto con le donne, ma anche nella politica, quando lui caccia via, perché lui pensa che uno vuole che lui presidente si comportasse in quel modo e non in un altro. E questa è una definizione del potere che è molto, dire, operativa, secondo me, al di là del fatto che Trump ha avuto anche delle relazioni extraconiugali con attrici pornografiche, ma questo è un altro discorso, ma non è completamente un altro discorso, perché lui, quando nell'intimità c'era un'attrice che si chiamava Stormy Daniels, che diceva che lui non era interessato tanto nelle, non so, le posizioni pornografiche lui che le avrebbe visto nei film, ma era esattamente la stessa domanda che lui fa nella pubblicità di McDonald's: ma come avete fatto per fare un hamburger a $1? E lui chiedeva alla pornstar Stormy Daniels, gli chiedeva: ma come fai a guadagnare dei soldi? Come fai a fare dei soldi con l'industria pornografica? E questo che gli interessava, era molto sorprendente come cosa. Ma è vero che la pornografia di Trump, c'è questo aspetto di pettegolezze legato a queste relazioni extraconiugali, ma c'è anche questo meccanismo di potere che caratterizza una forma di erotizzazione della sua azione, che è uno spirito del tempo, per riprendere la tua espressione quando citavi Daniel. Per la pandemia ci sarebbe tanto da dire, direi solo che usciamo anche dall'ambiente delle immagini, ma penso che se lui ha dato tanti soldi anche alla scienza, per essere dopo avere il titolo di quello che ha trovato il vaccino, per dopo essere eletto di nuovo. Il problema è che il tempo non è stato sufficiente per lui in questo senso. Va bene, io direi che questo è stato veramente un intervento e anche un dibattito molto intenso, non tanto per numerosità delle domande, ma perché mostra che quello che Dorca ha presentato, nonostante Trump non sia più il presidente degli Stati Uniti, mostra evidentemente che non è assolutamente passato la questione, anzi, in un certo senso non è tanto nella figura di Trump che sta il nucleo problematico del discorso, quanto in una profonda mutazione dello scenario, dell'immagine della politica e di ciò che in qualche modo significa la parola politica per molti di noi. E quindi questo è qualcosa con cui facciamo i conti e continueremo a fare i conti, e stiamo facendo i conti anche quotidianamente. Io ti ringrazio ancora, anche no, grazie a voi, Angela. Grazie per l'attenzione. Ciao Dork, grazie mille. Grazie, grazie a voi. E a presto. Alla presto. Ciao. Ciao, grazie.